Siamo ancora una volta nella zona della Pineta San Francesco a Bari, dove lo stesso Rottweiler che ha ucciso Winnie e aggredito chi lo portava a passeggio, avevamo anche raccontato quella storia drammatica per i padroni del cagnolino. Questa è la felpa che Annalisa indossava nel momento in cui è stata aggredita dal Rottweiler. Guarda Tino, qua ci sono i segni dei denti del cane e guarda, questo è il sangue del cagnolino di Winnie che tu portavi a passeggio come sempre, no? Sì, stavo passeggiando e da un momento all'altro c'era un cancello aperto ed è uscito un Rottweiler di corsa. Qualcuno della struttura dell'azienda si è fatto avanti e corso incontro al cane? No, ci sono stati dei passanti che si sono fermati, hanno provato a bloccare il cane, ma non c'è stato niente. Dall'azienda non è uscito nessuno? Non subito, da ciò che ricordo, sinceramente. Ho alzato il mio cane dal guinzaglio per provare a difenderlo e l'ho preso tra le braccia, ma non c'è stato niente da fare perché il Rottweiler mi ha tirato un morso al gomito. Questo è il segno che ti è rimasto della ferita? Nel momento in cui ho abbassato il braccio, perché diciamo, è stato un gesto istintivo, mi ha strappato il cane dalle braccia e non c'è stato più niente da fare. Proviamo a chiedere, Tino, proviamo. Proviamo, come facciamo sempre, all'azienda se effettivamente, vabbè, fammi dire il fatto, proviamo a chiedere all'azienda se effettivamente gli risulta che questo cane qualche volta, approfittando del cancello aperto, vada fuori per strada ad aggredire altri animali e persone. Dove sta il Rottweiler? Dove sta il Rottweiler? Non so che lo vuoi sapere. No, 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 aspetta, aspetta. Lo so, sei buono, sei buono. Dove sta il Rottweiler? Non lo so, devi domandare all'azienda. Perché non chiudiamo il cancello? Il cancello è stato chiuso. Perché no, non è sempre chiuso, perché altrimenti il Rottweiler non uscirebbe, no? È successa un'altra aggressione, tra l'altro annunciata, straannunciata, perché il Rottweiler detenuto in quel cancello di quella azienda di traslochi, quando vede il pertugio non capisce più niente e, visto che non è legato, perché se scappa non è legato, esce e evidentemente non è capace di contenere la sua irruenza, tant'è che sabato scorso ha aggredito un cristiano con il suo cagnolino. Il cristiano ha riportato, caro Tino, cristiano non sappiamo se è cristiano nel senso che è dire, non lo sappiamo, l'uomo di sicuro era uomo, l'uomo che ha riportato, tanti saluti anche a casa e a tutta la razza tua, ha riportato un morso al polpaccio e alla mano e la frattura alle costole per la caduta, perché il molosso, sai, mentre tentava di liberare dalle grinfie del cane il suo cagnolino, lo ha spintonato. Ma non è che sia stato molosso, Perché? Sarà più carne che osso. Tu sei proprio idiota, però è chiaro che ogni tanto vuoi sentirtelo dire ed è per questo che intervieni in questa maniera. Lo so. E quindi che facciamo ancora una volta, Tino? Beato lui. Che facciamo ancora una volta? Proviamo a citofonare, a chiamare per avere delucidazioni. L'altra volta, se non mi ricordo male, distro che aveva sradicato al muro, era successo il patatrac. Questa volta cos'altro è successo? E soprattutto alla polizia locale che indaga, all'acremente Tino, indaga. È possibile che non brancola nel buio, è possibile, perché sanno dove il cane, sanno che quel cane, è possibile che questo cane o i padroni non debbano in qualche maniera essere contenuti, no? Perché non è che ogni volta che tu apri e chiudi il cancello devi far uscire il tuo cane. Pronto? Signor Vincenzo? Sempre Antonio Loconte. Sempre Antonio Loconte, Quinto Potere. Sì? La chiamo per l'episodio di sabato scorso. Ma io non c'ero. Sì, però si rende conto che il Rottweiler costantemente, a mesi alterni, ha queste uscite nel senso letterale, che esce dall'azienda e aggredisce cani e persone. Cioè, avete pensato a un modo per contenerlo, per limitare queste possibilità? Ho detto, io mo sto guidando, non posso parlare. Va bene? Va bene. Ma potremmo venire da lei quando invece potrà parlare? Stavo guidando. Stavo guidando, Tino. Non quando... è corretto. Non è corretto che il cane... No, che il cane esca. Non è corretto che sta guidando e parla con me. E quindi proviamo all'altro numero. Pronto?
Pronto? Salve, Antonio Loconte, Quinto Potere, buongiorno. La chiamo per la storia di sabato scorso dell'aggressione del Rottweiler. Non è con me che devi parlare, io sono autista. Lei è l'autista. Con chi devo parlare? Dovresti chiamare in ufficio e c'è la signora. E capire dalla signora se riesce a darci indicazioni. Ma il cane era quello dell'azienda, giusto? No, non lo so, io non sto a Bari. Ah, io ho capito, sta fuori. Va bene, la ringrazio, salve. Specchiettista, che non sei altro. Il cane, dov'è il cane? Cane? Rottweiler? Non ti chiamavano a casa Rottweiler? Non lo so, Rottweiler, abbiamo sentito a Baia. Ah, è aperto. No, non è, c'è il lucchetto, è chiuso da dentro, non c'è nessuno. Se è chiuso da dentro è possibile che non c'è nessuno. C'è il lucchetto. Sì, c'è il lucchetto. Noi restiamo a completa e totale disposizione della ditta di traslochi alle nostre spalle per capire cos'altro è successo questa volta e perché un altro padrone con il suo cagnolino sono stati aggrediti dal Rottweiler, che quando lasci la porta aperta, ecco perché non aprite quella porta, il cane esce e dà di matto. Non, cioè, non può vedere, non può, forse non può vedere i cani piccolini. Che ne sai, Tim? Che ne sai? Non lo so. Quello volevamo chiedere, ma purtroppo non ci è dato di sapere. Abbiamo chiamato il mondo, uno sta all'estero, uno non c'è da niente, stava guidando, l'altro non risponde. Interrogato il morto, no, interrogati non risponde perché ancora non è morto nessuno. È morto. Su questo parabrezza c'è il numero di telefono con la scritta Papa Traslochi. Beh. E quindi ci proviamo. Noi non ci arrendiamo mai, mai ci arrendiamo noi a chiamare per avere spiegazioni. E quello non risponde, quello sta fuori. Ho capito, vediamo. Non è uno di quei numeri che avevamo già provato. Sì, pronto? Sì, pronto. Antonio Loconte, Quinto Potere, buongiorno. E Papa Traslochi? Sì? Sì, senta, potremmo avere chiarimenti rispetto all'ennesimo episodio che ha visto coinvolto il Rottweiler che è nella vostra azienda? E che le ha dato il numero mio? Se lei sapesse come l'ho preso, probabilmente mi denuncerebbe alle autorità competenti. Preferisco tenerlo per me, questa informazione. È sul parabrezza della sua autovettura, mi consenta. Lo ha scritto lei, immagino. No, lo so che lei mi faceva più intelligente. Cos'è successo insomma sabato? E io non lo so. Non lo sai, e chi lo sa? Cioè, di fatto comunque è quel Rottweiler, giusto? Sì. Lo so, sì. E cos'è successo? Come ha fatto ad uscire? Non lo so. Io non lo so, la verità è non lo so. Non lo sai. Non lo sai, ma esce spesso questo cane quando aprite il cancello? Dovete fare più attenzione, non credi? Sì, lo so. Giurin giuretto, non lo faccio più e finisce a taralluccio e vino, vabbè. Adesso, scusami, fammi chiudere che sto lavorando, c'è la scala di fronte a me. Ah, c'è la scala di fronte a te, non passare da sotto perché porta male, eh? Sì, bravo. Bravo, non male, passare da sotto perché porta male. Porta male anche avere i cani liberi, mi raccomando. Porta male sempre. Dopo. Porta male sempre. Metti tra museruola al cane se proprio non riuscite a contenerlo, va bene? Va bene, ok. Arrivederci, la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio. Salve. Carotino, siamo riusciti in ogni caso ad avere contezza e conferma che si sia trattato del solito Rottweiler detenuto all'interno dell'azienda di traslochi. Non proprio detenuto, quasi detenuto. Tiro, abbiamo scoperto che a San Girolamo ci conoscono tutti in considerazione. Lo mettono a 41 bis. In considerazione dei tanti clacson che ci salutano. Quindi per ora e solo per ora da San Girolamo, non è detto che non riusciamo a farvi non è detto che non riusciamo a farvi sentire anche chi è stato aggredito, e quasi tutto
A te, Tino, a te, resta qua, ti rispondo, vedi, rispondono, vedi, prova, rispondono. Ho l'immagine del mio cane che è bianco in bocca a questo Rottweiler, al che ho inchiodato, mi sono fermato subito sulla destra e sono andato di corsa, ma ormai non si poteva fare più nulla perché ormai il cane era morto. Quindi. A quel punto poi sul posto, con il passare del tempo, sono intervenuti i carabinieri e sono intervenuti anche poi gli operatori della ASL. Cosa è successo? Niente. Niente. È stato lasciato all'interno della struttura. Nonostante ci fossero le forze dell'ordine, certo. Il cane, il cagnolino morto lì, cioè, non si poteva fare niente. È stato riaffidato alle cure. Ai proprietari.